Psicologia sociale e culture di resistenza. Questa specificazione del sociale ci aiuta a rilevare qualcosa di in più riguardo alla questione della crisi ecologica. E poi il sottotitolo per comunità ecologicamente e socialmente sostenibili segna forse proprio questa specificazione sociale, passaggio alla pratica, cioè, come dire, oltre a fornire una comprensione del mondo, un'interpretazione, ci aiuta anche a sviluppare una pratica, una trasformazione del mondo. Sicuramente è un sì a tutte le cose che hai detto e cercherò insomma di approfondire, insomma, di dare alcuni spunti possibilmente utili e interessanti, partendo da queste due parole, ecologia e sociale, che sono messe insieme. Diciamo che quando è stata formata questa corrente di pensiero negli anni 70, da una parte c'erano i movimenti sociali o comunque c'era una certa visione della politica e poi stavano prendendo sempre più piede i movimenti ambientalisti, però erano un po' separati. Quindi mettere insieme dinamiche sociali con dinamiche ambientali è all'avanguardia, adesso invece è molto più accettato, però diciamo con comunque un'accezione particolare. Il punto di partenza è che attualmente stiamo vivendo delle profonde crisi ambientali, c'è il cambiamento climatico, ma ci sono tanti altri problemi creati nel nostro pianeta a causa dell'intervento umano, antropico. Ci sono degli studiosi che hanno definito nove confini planetari. Nove confini planetari sono le nove aree, nove parametri entro cui l'uomo non può intervenire troppo, se no va a modificare troppo i cicli naturali come li conosciamo. Quindi il cambiamento climatico è uno di questi confini planetari, c'è anche la perdita di biodiversità, c'è anche l'utilizzo di troppa acqua potabile, c'è il consumo di suolo, c'è l'intervento nei cicli dell'azoto a livello naturale, c'è il problema dell'ozono, quindi sono nove confini, di cui il cambiamento climatico è uno, che magari è quello che si nota e si parla di più, però stiamo creando dei grossi problemi al nostro pianeta. E contemporaneamente se c'è una crisi ambientale, c'è anche una crisi sociale, che è. Sappiamo che le disparità a livello economico aumentano su scala mondiale, ci sono milioni di persone senza accesso a acqua potabile o a cura e quindi possibilità di vita che sono ridotte per milioni di persone. E quindi milioni di persone, se non miliardi, hanno pochissimo, se non nulla, e qualche centinaio di migliaia hanno l'inimmaginabile anche per noi. Noi sicuramente abitiamo in una parte fortunata del mondo, però c'è qualcuno che addirittura ha molto più di noi e consuma molto più di noi, ha delle emissioni molto più elevate. E se questa è un po' la situazione di partenza, l'ecologia sociale dice che nelle sue analisi la crisi ambientale, la crisi sociale sono collegate tra di loro. E se vogliamo risolvere la crisi ambientale, dobbiamo anche risolvere la crisi sociale. Quindi sono intersecate, sono interdipendenti. E sono create dalla volontà di dominazione dell'uomo come genere umano sulla natura. Quindi abbiamo la crisi ambientale. E poi invece abbiamo la crisi sociale che è determinata dalla volontà, specialmente dell'uomo come genere maschile, di dominazione sul resto della società. Quindi abbiamo queste due forme di dominazione che si intersecano e che, se vogliamo in una qualche maniera risolvere, insomma, tutto ciò che stiamo facendo di sbagliato, dobbiamo interagire su tutte e due, quindi forme di patriarcato, forme di colonialismo, etnocentrismo, varie forme di dominazione, guerre che abbiamo. Sono sempre legate a forme di dominazione e poi che determinano anche crisi ambientali. Stavo leggendo un articolo qualche giorno fa dell'impatto a livello ambientale della distruzione che c'è a Gaza.
c'è stata una produzione enorme di CO2 e poi che verrà comunque per ricostruire Gaza, le infrastrutture, la città e così via, avrà un altissimo impatto ambientale, senza nemmeno parlare della profonda crisi umanitaria e al dramma che sta vivendo la popolazione locale. Quindi appunto crisi ambientale e sociale sono profondamente collegate tra di loro. Ma possiamo anche pensare a una industria magari altamente inquinante e che magari vogliamo. Si può creare un comitato classico per la sua chiusura, ma ci sono anche delle domande, ma i lavoratori, gli operai che lavorano in quell'infrastruttura, cosa andranno a fare? Allora bisogna aprire una visione molto più ampia e ripensare delle economie che possono essere socialmente ed ecologicamente sostenibili. E la proposta è che siano le comunità che siano in primo luogo il soggetto che possa portare avanti un cambiamento e quindi ribaltare un po' l'idea che noi abbiamo adesso, abbiamo lo Stato e poi a cascata abbiamo le regioni, abbiamo i comuni e ci siamo noi come elettori che ogni 4-5 anni andiamo a votare, insomma. In realtà l'idea è di ribaltare questa piramide, di partire dal basso, quindi con assemblee assolutamente decentralizzate a livello di quartiere, che poi possono mandare dei delegati a livello più elevato, come ad esempio può essere più quartieri mandano per coprire il territorio di una città, poi più città a livello di una regione, a livello di area più ampia e così via. Però questi delegati possono essere in qualsiasi momento richiamati dall'assemblea e hanno il vincolo di mandato, cioè non hanno la libertà di scegliere di fare in maniera totalmente indipendente, devono rimanere all'interno delle linee guida che gli vengono date dall'assemblea di partenza. Quindi l'idea è di avere una nuova relazione con la natura, da una parte, quindi rispettare i ritmi, rispettare le necessità della natura e quindi da un punto di vista pratico sicuramente le nostre città che sono basate sul cemento e sull'asfalto banalmente devono diventare molto più verdi, ma non semplicemente per avere dei servizi dalla natura, ma anche per mostrare che la natura si può coesistere e noi come società possiamo svilupparci insieme alla natura. E non è soltanto là fuori qualcosa da cui noi vogliamo estrarre delle materie prime, quello è il nostro servizio. E quindi se una nostra utopia, delle città utopiche saranno molto più verdi, con la natura totalmente ricostruita e così via, poi da un punto di vista sociale dobbiamo avere delle forme, delle relazioni che non siano più di dominio. Forme che non siano più di dominio a vari livelli, quindi sia dobbiamo lavorare su di noi stessi, rivedere delle relazioni all'interno delle nostre famiglie, sul posto di lavoro e poi su scala più ampia, a livello più politico e così via. Forse la cosa più interessante è riuscire a costruire quelle che io chiamo culture di resistenza, ma che possono avere mille nomi, cioè delle forme di teoria, ma anche di pratica, che possono dialogare con le popolazioni dove noi viviamo. L'idea non è costruire l'ecologia sociale, l'idea è costruire delle comunità autonome, libertarie e liberate, con forme di mutuo appoggio, di solidarietà, di coesistenza del diverso, ma che siano in grado loro stesse di darsi la loro teoria, le loro visioni, le loro pratiche. E quindi è tutto un lavoro di traduzione, a partire da mille teorie, non c'è solo l'ecologia sociale, ci sono tantissime idee, ci sono pratiche dell'America Latina, al Kurdistan,
al Chiapas, anche quello che vediamo noi da Fridays for Future, Extinction Rebellion, quello che fanno a Hong Kong piuttosto a New York. E quindi poi da queste esperienze noi possiamo imparare, conoscerle, ma poi sono pratiche che dobbiamo tradurre, e tradurre in maniera tale che possano dialogare con le comunità in cui noi viviamo. E che al momento siamo incapaci di avere un rapporto. Io penso che se noi attorno a questa tavola diciamo che siamo un po' d'accordo che le cose al momento d'oggi non vanno molto bene e vorremmo cambiarle, magari abbiamo molte idee diverse, però su queste idee insomma ci siamo che vogliamo cambiare, non riusciamo a comunicarlo all'esterno. Proprio c'è un problema sia di linguaggio, di termini, ma anche di pratiche, cioè non riusciamo a connetterci, ecco. E quindi l'idea è sia di metterci in ascolto, ma poi anche di riuscire a creare queste culture di resistenza insieme alle popolazioni in cui viviamo, nelle comunità in cui noi viviamo, col nostro vicino di casa, col cugino, con la zia, sul posto di lavoro, e quindi creare un qualcosa di nuovo che possa poi alla fine creare delle comunità socialmente ed ecologicamente sostenibili.